Signore e signori, buongiorno. Entriamo oggi nella fase delle semifinali. I concorrenti ammessi alla seconda prova sono 16 e l'elenco è esposto nell'atrio dell'auditorium. È doveroso ricordare che, dato il bel livello del concorso, molti buonissimi elementi purtroppo sono rimasti esclusi dalla prova semifinale, seguendo il punteggio della graduatoria. L'ordine delle prove è il seguente. Oggi pomeriggio si esibiranno tre concorrenti, questa sera altrettanti, domani mattina alle ore 10 nuovamente tre concorrenti, alle ore 15:30 domani si esibiranno quattro concorrenti, mentre domani alla sera alle 20:30 si esibiranno gli ultimi tre concorrenti. Al termine di tutte queste prove, la giuria si riunirà per decidere i sei violinisti che entreranno in finale. Oggi, tra i vari brani proposti, ascolteremo in prima assoluta Sfere alterne per violino e pianoforte, brano scritto espressamente per il 30° concorso di violino Lipizer dal compositore italiano Guido Baggiani. Ricordo che anche quest'anno è stato indetto il premio del pubblico, offerto dai professori Ucci e Federico Magris, che ringraziamo per la bella iniziativa, proposta per onorare la memoria di tre violinisti goriziani, Ernesto Leonardi, Umberto Corumbolo e Savino Lovisutti, già allievi del maestro Lipizer. Vi preghiamo di ritirare la scheda alla cassa, votare per il concorrente preferito e quindi di inserire la scheda nell'apposito raccoglitore. Ed ora, con un augurio di buon lavoro all'infaticabile giuria, presieduta dal compositore Fernando Sulpizzi, passo ad annunciare il primo concorrente di questo pomeriggio. Il primo concorrente di oggi è Jang Yoon, anni 25. Nazionalità sudcoreana, cittadinanza sudcoreana. Eseguirà nell'ordine di Eugene Isaie, sonata numero 3 dall'opera 27 per violino solo dell'anno 1924, di Niccolò Paganini, capriccio numero 4 dall'opera 1, di Guido Baggiani, sfere alterne per violino e pianoforte, anno 2010, di César Franck, sonata in La maggiore del 1886, pianista ufficiale François Tillian.
Thank you.
Thank you.